sono Giulia e bentornati sul mio canale. E oggi ho deciso di fare un vlog perché sto andando da Dana e finalmente andiamo a comprare il libro di Tony Brooks, l'ultimo uscito, l'ultimo libro dell'ultima trilogia, appunto. E ho deciso di portarvi con me. Tra poco andrò in metro, quindi non credo che riuscirò a fare il video nella metro, e quindi niente, adesso prendo la macchina fino al tram, poi prenderò il tram, poi la metro e poi finalmente arriverò e faremo un video insieme con Dana. Niente, ho voluto mostrarvi un po' del bellissimo verde che abbiamo qui a Roma. Poi oggi è una bellissima giornata, è davvero primavera. Guardate, io sono circondata dal verde. E scusatemi, ma quando ero a Milano mi è mancato davvero tanto, tanto, tanto tutto questo verde, questo sole, questo caldo. Sì, io ho il cappotto perché sono freddolosissima, ma fa davvero caldo. Infatti credo che me lo toglierò. Ok, sono in macchina, sono salita a casa e mi sono cambiata, ma fa caldo lo stesso. Non ce la faccio più. Ok, cintura. Dana, tranquilla, arrivo. Vi volevo parlare di questa trilogia. Allora, questa è l'ultima trilogia che è uscita su Terry Brooks, poi uscirà una tetralogia e quella sarà davvero l'ultima. In questa trilogia finalmente il protagonista è un, perdonatemi, non so come si pronuncia, Lia, Lea, Li, chiamiamolo Lia, ok? Dato che la maggior parte delle persone lo chiamano Lia, noi lo chiamiamo Lia. I Lia sono sempre stati degli eroi comunque, però non i personaggi principali, i personaggi secondari alla Saint Vincent Gange, insomma. Questa volta questo Lia però è un misto tra Lia e Holmesford, perché finalmente dopo tante coppie Lia Holmesford, quello innamorato di un Holmesford, quello innamorato di un Lia, eccetera, eccetera, ecco un protagonista che è sia Lia che Holmesford. E la sorella anche è Lia Holmesford. Praticamente lui eredita i poteri di Lia, della parte Lia, quindi il potere della spada e della spada di Lia, mentre lei a quanto pare eredita i poteri degli Holmesford. Io ho sempre amato Lia, sempre, sono sempre stati i miei personaggi e adesso addirittura un protagonista. Sono proprio contenta. E questi libri sono ognuno autoconclusivo, però di quei libri che comunque finiscono un po' in sospeso perché magari il cattivo di turno, sì, ce lo siamo tolto dalle scatole per adesso, però ancora in circolazione. Però comunque sono autoconclusivi, quindi vediamo un po' come finirà. Finalmente potrò sapere come finirà questa trilogia. E non vedo l'ora che arrivi l'ultima. Oddio, non so, sono un po' combattuta. Da una parte non vedo l'ora di leggere l'ultima saga, l'ultima tetralogia in questo caso, ma dall'altra sono un po' triste perché non posso più leggere i libri su Shannara. Però alla fine Terry Brooks ha ragione, comunque è ora di finirla, insomma, sono davvero tanti i libri che sono stati scritti su Shannara. E adesso io dove la parcheggio la macchina? Devo anche comprare i biglietti. Qua c'entrerò, c'entriamo, vediamo un po'. Assisterete al mio impossibile parcheggio. Sensore di parcheggio, ovviamente. Arrivata. Ce la faccio, eh. Io ce la faccio sempre, io le macchine le parcheggio nei peggio posti, ma ce la faccio sempre. Oddio, è stranissimo parcheggiare e fare un video mentre parcheggio. Di solito parlo al telefono con il mio ragazzo mentre parcheggio. Ma ah, parcheggiato.
non ho toccato neanche una macchina. Bene, adesso vado a comprare i biglietti e vado sul tram. Ciao ciao! Ok, biglietti presi. Ok, io sono scesa dalla metro, tra poco vedremo Dana. Vediamo un po'. Andando a prendere, dillo tu visto che il vlog è vabbè. Tuo. Stiamo andando a prendere il libro di cui vi ho parlato prima, che già ho descritto tutto quanto, ne ho detto di che parla, che è l'ultimo libro. Ok, fa caldissimo. Ma si muore, sì. Ci saranno 20 gradi come minimo. Sì, sì, come minimo. La mattina va freddo, Sì, la mattina si muore di freddo. Mamma mia. Però poi quando inizia il sera di pranzo ci sono i cammelli, non mamma i bambini. Mia, io ho la mia mano ferma, va. Siamo arrivati alla Feltrinelli. Se la chiamo la Feltrinellina. Tu stai esattamente grande. La Feltrinellina? Sì, l'ho visto perché non è molto grande. Ah, ok. Sai esattamente dov'è il libro? Sì, sì, lo so. Ok, sì, allora. Oddio, che maledetto, sono a prenderla. Non possiamo prendere ok. Boh. Vabbè, tanto non si vede niente, non è che una risoluzione. È vero, allora. Aspetta che bella. Vabbè, questo è il reparto bimbi. Sì. No, però il fantasista da quella parte lì. Allora. Ti passo di qua. Mamma mia, è un paradiso questo posto. Cosa? Un paradiso. Eccoli qua. Eccolo qui. Aspettando questo libro da non so quanto tempo, un anno? Sì, un anno sì, perché ne scrivono all'anno. Mamma mia, mi piange. Tra l'altro è anche in offerta, c'è cioè sì, il 15% di sconto. Quanto viene? 20 euro, sì, come ho detto prima. Okay. 20 euro col 15% di sconto. Ah, usciamo vittoriose con i nostri libri, finalmente. Era ora. Va bene, salutiamo tutti quanti. Vedetelo anche voi che siete sì, assolutamente. Oppure iniziate noi. A leggere. Sì, magari tra qualche anno lo finirete perché sono più di 20 libri. Sì, saranno una trentina. Più di 20 sicuro. Ok, mamma mia, che sole. Allora, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Volevo ringraziare ancora Dana. Colin Morgan. Volevo ringraziare ancora Dana davvero tanto per la sua amicizia, e, oltre che per il pomeriggio insieme. E, io non ho un canale grande, anzi molto piccolo, anche se è oltre le mie aspettative, e non pensavo davvero di trovare una persona come lei, soprattutto non pensavo di trovare una nuova amica, e sono davvero felice di averla trovata. Un bacio!